Ciao, ciao a tutti, ben ritornati sul mio canale. Allora, oggi vi faccio un video sulle spese che ho fatto in questi giorni perché ci sono i saldi dappertutto. Quindi, cominciamo da questi. Ci sono un po' di tutto, abbigliamento e no, quindi vi faccio vedere tutto. Non separo il video perché non penso che durerà comunque moltissimo. Cominciamo dall'abbigliamento, quindi questi li ho acquistati dal Claire. Cominciamo da questo maglioncino che ho preso dal Claire. Allora, tutti gli acquisti che ho fatto sono Leclerc, Centrecor, ecco solo questi, Leclerc e Centrecor mi sembra, sì, Auchan. Quindi vi faccio vedere questi, quindi questo maglioncino, vedete, molto bello traforato, eccolo qua, lo faccio vedere da vicino. Con queste maniche a tre quarti, così si può portare buonissimamente in estate con una magliettina così, tipo questa, e molto carina, vedete? Questo gioco di trasparenza è così, molto molto bella. Maniche a regla, quindi questo maglioncino è di cotone perlato, quindi è fresco e stava 19,50 euro. Io l'ho avuto a 70%, quindi l'ho pagato mi sembra 6,40 euro, una cosa del genere. Quindi veramente pochissimo, mi è piaciuto molto, quindi l'ho preso subito. Poi ho preso questa, sì, è un mi-saison, una maglietta mi-saison perché ha le maniche lunghe, quindi comunque penso più in autunno. Vedete, è molto bella. Allora, c'ho queste rose qua davanti. Maniche lunghe, così, aspettate, perché da questa parte, ecco, maniche lunghe così, tipo un lana, non è lana, cotone, ecco sì, cotone, dietro sta fatta così, vedete? Con questo velo in trasparenza, vedete? Così, quindi dietro sta incrociato e davanti questi fiori. Queste rose, bellissime rose, e con questo bordino, piccoli piccole paillettes, molto carino, vedete? Ecco, è così. Quindi, eccolo qua, vedete? Mi è piaciuto moltissimo, mi sta benissimo, mi va bene la taglia. Quindi, questo stava a 22,50 euro. E col 70% l'ho pagata 6,50 euro, una cosa del genere, insomma, siamo più o meno là. Quindi ne valeva veramente la pena. Un bel prezzo e un bel maglioncino. Lo trovo molto bello, molto originale, chiaro, bellissimo. Eccolo qua, questo. Poi ho preso questa camicettina. Allora, eccola qua. Giallo è su giallo, vedete com'è? Mi alzo perché sennò non vedete bene. Quindi è di questo tessuto che non so spiegare, scusate, ma sta un po' arricciata perché stava nella borsa. Sotto è così tutto trasparente e dietro il trasparente incomincia da qui, vedete, a metà e scende benissimo. Una stoffa molto molto fresca. Non so dirvi che stoffa è, ma comunque l'ho molto molto fresco. Quindi mi è piaciuto moltissimo, un bel giallo, vedete? Non si vede tanto bene perché con la luce che va e viene, col sole che va e viene, non vedete bene, ma è un bel giallo un po' più carico di come lo vedete voi, ecco. Lo vedete un po' più chiaro, ma è un bel giallo limone, ecco. E questa tunique stava 26,50 euro e io l'ho avuto ugualmente al 70%, quindi vi lascio fare i conti, più o meno stanno sui 7 euro, ecco. Ecco, no, là il colore è completamente diverso perché il sole è andato via, ma è un giallo limone, ecco, un bel giallo limone. Ecco, forse là lo vedete meglio, ecco così, ecco, vedete? Questo è il vero colore. Ok, quindi questo, poi questo un po' più per l'autunno, questa tunic, vedete? È così con l'elastico sulle spalle, ecco
va così, maniche lunghe. La fantasia mi è piaciuta moltissimo, è un bianco e bordeaux, triangoli, no, triangoli a losange. E vedete, è fatta così, sotto ha un elastico, quindi è comunque c'ha tipo una fodera, ma di cotone, quindi non si vede, il trasparente, e questa va così. Mi è piaciuta moltissimo, mi va bene. Questa con un pantalone nero, con un jeans, ci sta molto bene. E questa, allora, questa stava, vedete, sta tutta, vedete, è doublé. Solo le maniche no, le maniche non sono, diciamo, foderate, ma lei è tutta foderata. E questa stava, adesso vi dico il prezzo, stava 25,50 euro. Qua 25,50 euro, e ugualmente l'ho pagato sui 6,50, 7 euro, insomma, non di più dei 7, 7 qualche cosa. Eccola qua, molto carina. Questa va bene anche così, non è che si deve per forza metterla, diciamo, tipo così. Si può portare anche benissimamente così l'inverno. L'inverno va benissimo. Scusate, ma fa caldo. Quindi questa la quarta. E poi per questo inverno ho preso, perché adesso non si può mettere, visto le temperature che fanno, questa gonna similpelle. Allora, mi è piaciuta moltissimo perché ha due cerniere così, vedete davanti. Eccole qua. Ma vedete, stanno comunque da questa parte, sta chiusa anche se tirate la cerniera, sta chiusa, si apre solo da una parte. Allora va non tanto tanto corta, va sopra il ginocchio, una decina così sopra il ginocchio, ecco, una decina centimetri, forse un po' di più sul ginocchio. Quindi d'inverno con dei collant più spessi, opachi, con gli stivali ci starà benissimo, vedete? Mi va proprio bene. Io questi tipi di similpelle così non li prendo tanto perché non mi piace, ma questa qui veramente mi è piaciuta molto perché mi sta bene, ecco, scende bene. Quindi questa qua stava 16,50 euro, no, è 95. Stava 16,95 euro e l'ho pagata ugualmente al 70%, quindi 3-4,50 euro mi sembra, 4,80 euro. Quindi un prezzo veramente ottimo per una gonna comunque che sta fatta comunque bene, sta rifinita bene, veramente, vedete? Sta veramente fatta bene, c'ha la fodera, veramente lavorata bene, ecco, belle finizioni, quindi ho preso anche questa. Quindi questo è l'abbigliamento. Poi sempre all'Eclair, quindi questo abbigliamento qua l'ho preso all'Eclair. Poi sempre all'Eclair ci sono saldi dappertutto e sono andato alla parte, diciamo, gli utensili della casa, riparto casa, ecco. Ho trouvato questi dessous de plat, vedete, per mangiare per i bambini, quindi per i miei nipotini. O ne ho presi due, uno ciascuno perché l'altra è più grande e la piccolina è troppo piccola, quindi per i due che mangiano a tavola. Allora, li ho pagati solo 50 centesimi. Vedete? Sono molto carini, questo trenino bello colorato, rosso, blu, giallo, veramente dei colori bellissimi per i bambini. Quindi ho preso questo e poi quest'altro, ci sono i marziani e i satelliti e via di seguito, quindi ci stanno i mostriciattoli e anche questo molto colorato per i bambini, quindi anche questo 50 centesimi. Poi ho preso sempre alla Claire, allora ho preso questi per fare i gelati in casa, eccoli qua, questi coni per fare i gelati in casa. Avevo preso già un altro pacchetto e gliel'ho dato a mia figlia, gliel'ho preso un altro a un'altra figlia e io per me me ne sono presi due, quindi in tutto ne ho 8. Allora, ci sono quattro coni così, allora li abbiamo già fatti, sono veramente molto resistenti e i gelati escono proprio benissimo.
li facciamo sia con, diciamo, con lo sciroppo di arancia, di limone, oppure yogurt. Io metto direttamente yogurt dentro e sembrano gelati, proprio yogurt, Coca-Cola, quello che volete, fate al gusto che volete e avete sempre i gelati in casa. In 3 ore avete gelato pronto. Allora, questi sono così, ci sono due modellini dentro, vedete? Ci sta il modellino così, ecco, e ci sta questo modellino. Vedete? Dentro ce ne sono quattro, io ho preso per me 2 confezioni, quindi ne ho 8, l'altra confezione già sta nel congelatore e ci sono le basi colorate, c'ho una blu nel frigorifero e questo è verde, e alle mie figlie era una rosa mi sembra. Quindi questo non stavano con i saldi, però stavano 1,95 euro, quindi ne ho preso 4 confezioni. Ok, poi all'Eclair mi sembra che è finito. Sì, ho finito. Adesso passiamo, sono andata a Centrecor e Centrecor ci stavano i prodotti proprio scontati al massimo. Ci stavano 4 articoli, cioè qualsiasi articolo che stava messo, diciamo, nello scaffale delle svendite, 4 articoli, 1 euro. Quindi io ho preso, ecco, cominciamo da questo. Questo vasetto, vaso rosa, un bel rosa fucsia, quindi questo è il primo. E poi ho preso tre delle bougie, delle candele profumate Scusate, eccomi qua. Allora, vi dicevo, quindi ho preso queste bougie, quindi queste candele che vedete a forma di cioccolato, di tablette di cioccolato, ma sono profumate, io le ho prese alla lavanda, vedete? Quindi si mette dove mettiamo le candele, come tipo le Yankee Candle. A sciogliere si spezza il quadratino come una cioccolata e si mette quindi a sciogliere. E non vi dico il profumo, veramente si sente la lavanda, buonissimo. Quindi io ho preso queste tre che normalmente stavano 1,49 euro al pezzo. Questo non so quando stava, ma mi sembra che stava 2,99 euro e io ho avuto tutti e quattro, 1, 2, 3, 4 per 1 euro. Quindi ogni pezzo mi è venuto a 25 centesimi, quindi un ottimo affare, anzi un affarone. Poi ancora a 25 centesimi ci stavano altre cose e ho preso, allora, ho preso, aspettate un po' perché ci sono gli altri prodotti, ho preso questa testa di Buddha che è uguale per accendere le candele, qui si mette la candela e qui si mette a sciogliere la cera. Anche questo 25 centesimi, è un bel colore grigio, vedete? Qua ci sono i forini, i foretti per esce la luce. Eccolo qua, quindi anche questo 25 centesimi. Poi ho preso, ecco, infatti no, ho preso solo 2 pezzi perché non c'erano tante cose che mi interessavano, ho preso quindi questo 1 euro e poi ho preso solo 2 pezzi a parte. E mi ha fatto pagare comunque sempre 25 centesimi e ho avuto questo libro per fare le confetture, le marmellate per 25 centesimi. Allora, vedete qua? Che bel libro! Sta fatto benissimo. Ok, ci sono tutte le confetture. È un bel libro, bello spesso. Sta fatto bene. Stava 6 euro, io l'ho avuto per 25 centesimi. Quindi più di questo non penso che si può avere meno caro di questo. E poi ho preso nient'altro, a 25 centesimi ho preso solo quelli. Poi no, vi dico una sciocchezza, ho preso altre cose. Aspettate un po', ritorno. Rieccomi qua. Ecco, li avevo dimenticate perché non stavano più in borsa, perché già ce ne siamo serviti. Ho preso questi set di tavola, set de table, quindi per mangiare a tavola, 4 pezzi, 1 euro, quindi 25 centesimi
ogni set, diciamo. Quindi anche questo un buon prezzo, vedete, ne ho presi 4. Sono molto carini. Choco Addict, con tutta questa cioccolata, ci sta la mousse, ci sta il gelato, ci stanno i cookies, ci stanno non so nemmeno più come si chiamano. Ecco, quindi anche questo 25 centesimo, questi 4 1 euro. E poi ho preso ancora quest'altro, sempre 25 centesimi. Stava così, rimaneva solo uno, comunque l'ho sempre preso perché servono comunque, sia per preparare il pranzo, serve per appoggiare qualche cosa sopra, quindi ho preso anche questo 25 centesimi. I 25 centesimi sono finiti. Adesso sempre a Sandra Cor, ma non a 25 centesimi, ho preso queste due tovaglie. Eccola qua, questa è la prima. Allora, una tovaglia da tavola 1,50 per 2 metri. Questa è la fantasia, vedete com'è carina? Allora, questi ci sono i papillon, ci sono i fiori, la lavanda. Eccole qua. In mezzo stanno fatte tutte così, a righe. Vedete? Eccola come sta fatta. Molto molto bella. E questa è quella che non macchia, che non si stropiccia, non si stropiccia, non si macchia e non si stira. Ecco, con un bel bordino. Quindi questi stavano a 5 euro al pezzo. Quindi io ne ho prese due, ho preso questa. Questo è veramente un colore molto estivo, primaverile, con tutti questi papillon. Vorrei farvelo vedere di più, ma non volevo aprirlo subito, vedete? Con queste gabbiette, con le farfalle, insomma, molto molto carine. Questa è la prima e questa è la seconda. Eccola qua. Anche questa 5 euro. Queste ci sono i cuori, vedete? Eccola qua. I cuori, con i nodi, con le chiavi. Anche questo uguale, che non si macchia, non si stropiccia, non si stira. E questo è più sul, vedete? Sul blu e sul rosa. Questo è il bordo, vedete, con questi nodini. Eccomi qua, aspetta, voglio farvi vedere comunque aperto. Ecco, così. Vedete? Questo è il bordo e in mezzo ci sono un bel colore rosa, vedete? Così. Questo rosa qua. Ecco, questo rosa qua, vedete? È un bel rosa. Non voglio aprirle perché per il momento non ne ho bisogno, quindi le conservo così. Quindi anche questo 5 euro. E poi, sempre là da Sandra Cor, ci stavano quelle promozioni ci stavano questi 100 bicchieri, 1,19 euro. Quindi penso che ritornerò a comprarne altri perché a 1,19 euro non si trovano, è proprio raro che si trovano a questo prezzo qua. E poi ho preso questo tappeto per la mia cucina, eccolo qua, vedete? Grigio molto semplice, senza disegni, ecco, metto un po' più lontano così lo vedete meglio, eccolo qua, con questi, vedete? Fatto così, quindi per mettere sotto, davanti il lavandino. Tra i lavandini e la lavastoviglia, eccolo qua. Questo l'ho pagato 5,90 euro, cioè 5,99, insomma, diciamo 6 euro. Questo qua. E da Sandra Cor è finito. Poi stamattina siamo andati allo Shein, mi sono presa un'altra tinta, presa questa che avevo già preso un'altra volta e mi era piaciuta molto, ma non lo trovavo più. Quindi solo allo Shein c'hanno questa marca Santalg. Ho preso un biondo chiaro, eccolo qua, quindi tipo questo che ho adesso, però farò qualche mesh in più. Comunque io poi ogni tanto faccio qualche mesh in più. Comunque questa qua, vedete, bel colore, e questo l'ho pagato 4,99 euro. Poi ho preso questa patta fix, questa è per appendere sui muri, per non fare i buchi, diciamo, ecco, per non fare i fori. Mettono questo, insomma, le cose che si possono mettere perché sono cose che sono troppo pesanti, non si possono mettere. Comunque questa è
Noi la usiamo molto quando ne abbiamo bisogno per mettere qualsiasi cosa. Non so, bisogna mettere qualche cosa al muro, un quadro, qualche cosa per far tenere. Questa va benissimo, no? Si evita di fare, diciamo, i furi, di fare i buchi. Poi ho preso un litro di colla liquida per i lavoretti e anche per fare degli slime che mio nipote fa sempre. Quindi l'ho comprata, ne farò anche io comunque. E poi quando mio nipote verrà, perché lui già ce l'ha a casa sua, ma comunque l'ho preso questo, ho pagato 4,90 € un litro, quindi ce ne sarà per un bel po' di tempo, per fare gli slime e anche i lavoretti, qualsiasi lavoretti comunque, quindi questo 4,99 € e poi per finire ho preso la colla vinilica, ci stava anche il bidone di un litro, ma comunque già c'è quella, basta la colla, ho preso la colla vinilica, vedete? 100 grammi, il barattolino e ho pagato 99 centesimi al pezzo. E voilà, questo è tutto quello che ho comprato e che ho messo da parte perché avevo preso altre cose, ma comunque poi dopo le ho aperte perché sennò ci prendevano troppo spazio le borse. Quindi ho potuto solo mettere, avevo preso anche altri vestiti per i miei nipotini, eccetera, eccetera. Comunque quelli già glieli ho dati. E comunque, questo è quello che ho potuto mettere da parte. Che le altre cose, quadri e quadretti, ho tutti aperti, insomma. Niente, speriamo che questo video vi sia piaciuto, è stato un po' lunghetto, comunque è un po' di tempo che non li facevo, quindi speriamo che vi sia stato gradito, vi sia piaciuto, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, se vi è piaciuto lasciate un pollice in su, iscrivetevi, è gratis, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao a tutti!